Partita di Mazara Sciacca terminata 2-1 pochi minuti fa, siamo col direttore generale Saverio Provenzano anche per commentare il ritorno alla vittoria dei gialloblu. Sì, prima di commentare la partita è giusto e doveroso fare un in bocca al lupo al mister dello Sciacca che è stato vittima di una situazione assurda che si è verificata all'inizio della partita dove uno scambio tra amici si è evoluto poi in una rissa da parte di entrambi che ha portato poi a delle conseguenze importanti soprattutto per il mister dello Sciacca, ma al quale facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili e immaginabili. Era nostra intenzione, visto l'episodio, addirittura di rimandare la partita nella giornata di domani in modo che il mister fosse completamente ristabilito. La società dello Sciacca, ringrazio il presidente, hanno deciso di giocare e non nascondersi dietro questa situazione qui, che rimane gravissima, gravissima e che condanniamo come qualsiasi atto di violenza. Non è un tifoso del Mazara, non è un abitante di Mazara, è una persona che purtroppo è riuscita ad entrare grazie all'amicizia proprio con lo stesso mister, dove un primo scambio di battute poi è degenerato in una situazione assurda e surreale. Io stesso in prima persona ho chiamato immediatamente la polizia che in quel momento non era davanti all'episodio e quindi è intervenuta prontamente. Non so come finirà la situazione perché penso che purtroppo ci saranno delle conseguenze anche di querele e denunce. Noi non possiamo far altro che dare un supporto massimo al mister, allo Sciacca. Ringrazio nuovamente la società per un gesto di responsabilità anche nei confronti dei loro tifosi che erano tanti e sono venuti a sostenere la squadra. Tornando invece al lato tecnico sportivo, che passa in secondo piano comunque rispetto a questo episodio, sono contento ovviamente del ritorno della vittoria, non riesco a gioire completamente sia per l'episodio brutto che ho appena detto, sia per il fatto di aver perso la finale qualche giorno fa, dove in fondo anche se eravamo super sfavoriti, dove tutta la gente era convinta che avremmo perso 4-5-6-0, alla fine è stata una partita molto combattuta, abbiamo ricevuto i complimenti dei nostri tifosi, che sono la cosa più importante, dei nostri avversari. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare la partita e poi è andata la Coppa non nella direzione di dove aspettavamo. Per quanto riguarda la partita di oggi, è stata una partita combattuta, penso che il Mazara abbia tranquillamente, si può dire, meritato la vittoria. Ha giocato con un uomo in meno, poi con due uomini in meno, bilanciati da un'espulsione anche per loro. Ci sono stati degli episodi dubbi da una parte e dall'altra, ma degli arbitri. Noi, sottolineo la parola noi, veramente non abbiamo parlato per tutta la stagione. E oggi che abbiamo vinto sarebbe surreale criticare degli arbitri che sono giovani e sbagliano come sbaglio io, come sbaglia un portiere, come sbaglia un attaccante. Abbiamo sempre rispettato tutti. Spero che questo episodio non condizioni né la stampa, né i tifosi, né l'opinione pubblica sui tifosi del Mazara, che non hanno compiuto, ripeto, nessun atto di violenza né di vigliaccheria colpendo alle spalle, come qualcuno ha iniziato a dire in giro. È stato un diverbio tra due persone che potevano essere due passanti, due giocatori, chiunque, per motivi totalmente strani al calcio e legati a motivi personali che di cui io non sono neanche a conoscenza. Adesso la strada penso si faccia un po' più semplice perché arriveranno delle partite sul nostro livello. Non abbiamo mai detto di vincere il campionato, non lo abbiamo vinto, non abbiamo mai neanche permesso a nessuno di poter immaginare che avremmo lottato per vincere un campionato o una coppa. Siamo ora, se non ricordo male, a 17 punti dalla penultima, quindi abbiamo un vantaggio di 7 punti su degli eventuali play-out che si potrebbero fare, che se non ricordo male è il Marsala con 12 punti. Il nostro obiettivo rimane quello di provare a scalare qualche posizione, ma non per velleità sportive, ma per far togliere qualche soddisfazione a questi ragazzi che vengono a vedere la partita, ai nostri tifosi. È stato un campionato difficile, complicato. Spero che la gente alla fine analizzi veramente quello che è successo in questo campionato. C'è una squadra, una società che si sono stretti intorno a questi colori facendo di tutto per salvare la matricola e salvare
e salvare il campionato. Nessuno avrebbe scommesso che questa squadra, uno, poteva iscriversi al campionato, due, avrebbe fatto un campionato regolare, tre, sarebbe arrivata a una finale di Coppa. Abbiamo fatto male perché non abbiamo fatto di più, però sempre critiche, anche sbagliato. Fate un elogio ai ragazzi che ci hanno messo il cuore, criticate me, criticate la società. Siamo una società che è fatta di volontari, di persone che hanno messo chi più chi meno il loro tempo e i loro soldi. Non abbiamo una proprietà di un miliardario, di un milionario, siamo degli appassionati che hanno provato a fare un percorso. C'è tanta gente che ci ha remato contro, tanta gente che ha sperato che il Mazzara fallisse ogni domenica, sia l'obiettivo sportivo che economico. Ormai penso che questa soddisfazione non l'avranno, andremo fino in fondo. Se ci saranno le prospettive per fare un campionato importante l'anno prossimo, lo faremo, ma lo faremo solo se saremo tutti insieme. Ora basta il tempo di sognare, fare. Forse sono stato anch'io precipitoso a dire Serie C in 4 anni perché non conoscevo la piazza di Mazzara. Per vincere un campionato ci vuole una piazza che appoggi la società, ci vuole una società, quindi i primi colpevoli siamo noi. Faremo di tutto se ci saremo, se ci sarò anch'io, perché ripeto, io sono un manager, quindi la società non è mia. Se ci sarà qualcuno di più bravo chiamato al mio posto, ben venga. Io posso solo augurare il meglio a questa piazza perché vedo che ha bisogno di calcio. Però anche questa squadra ha bisogno di tifosi. È stato bello fare questi mesi insieme. Non dico niente sul mio futuro perché ci sono ancora 2 mesi che è necessario stare molto concentrati e arrivare all'obiettivo finale in tranquillità, ripeto. Poi ci sarà tempo per i processi, chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato. Sappiamo tutti che non abbiamo centrato alcuni obiettivi di mercato, non c'è bisogno che venga rimarcato. Abbiamo preso tantissimi giocatori, molti dei quali hanno reso meno di quello che ci aspettavamo, però vorrei che la gente ci giudicasse per l'impegno che abbiamo messo. Cioè, noi abbiamo lavorato, abbiamo sbagliato, e ripeto, sottolineo, abbiamo sbagliato, ma non in malafede. Nessuno deve dire in città, da nessuna parte, che nessuno ha lavorato in malafede. Quale sarebbe stato l'obiettivo nostro? Prendere dei giocatori che poi non segnavano? Non costruire una squadra all'altezza degli sforzi economici che abbiamo fatto? Abbiamo sbagliato, ce ne siamo accorti, ce ne stiamo accorgendo, faremo sicuramente delle modifiche, ripeto, fino a quando ci sarò io, perché risottolineo per l'ennesima volta. Oggi ci sono come manager, domani non ci sono, la città non è mia, quindi io sono a disposizione della città per essere confermato o meno. Tra un mese e mezzo il mio contratto scade e se ci sarà la volontà da parte di tutti di andare avanti, bene, se no in ogni caso, in qualsiasi parte del mondo io sarò, sicuramente continuerò a seguire il Mazzara come tifoso e se qualcuno lo vorrà anche come consulente, perché comunque è stata una bellissima esperienza a livello umano. A livello sportivo dico la verità, mi aspettavo anch'io delle cose in più visti gli sforzi che abbiamo fatto a dicembre, e quello che mi ha fatto rimanere un po' più male in tutta questa situazione è proprio questo, cioè il fatto che la gente non abbia ben capito gli sforzi che abbiamo fatto a dicembre per prendere e migliorare la squadra con dei nuovi giocatori. Purtroppo alcuni giocatori hanno reso di più, qualcun altro ha reso di meno, ma l'impegno c'è stato da parte di tutti. L'unico colpevole di questa situazione sono io, quindi se qualcuno ha qualcosa da ridire sui giocatori ho sbagliato io, se c'è qualcuno che deve ridire sul prezzo di biglietto ho sbagliato io. E questo deve fare una persona che guida una nave, non scappare. Tutte le responsabilità nel bene o nel male sono state le mie, e comunque vada, ripeto la frase che ho detto prima, il Mazzara non è mio, non è del signor Titone, non è di nessuno, è vostro. Cercate di volergli un po' più bene tutti quanti, cercate di stargli un po' più vicino, cercate di far capire a tutti quanti che il Mazzara è il Mazzara, sono la stessa cosa. Cioè, una squadra e la sua città devono viaggiare insieme. Purtroppo ci sono delle problematiche, ha bisogno una società di soldi, ha bisogno di certezza, ha bisogno di trasparenza. Noi abbiamo provato a mettere tutto quello che avevamo, quindi se siamo stati bravi o non bravi, questo lo potete giudicare voi dai risultati che abbiamo fatto e sono sotto gli occhi di tutti. Ma dire che non ci siamo impegnati fino all'ultimo secondo è una cosa che fa male, perché io non ho
percepito un euro da questa società. Ho messo dei soldi, ho messo del tempo, ho sacrificato la mia famiglia, il mio lavoro, e vi dico che tutte le persone che lavorano nel Mazzara hanno fatto la stessa cosa. Qui di stipendiati ci sono soltanto i giocatori, il mister, lo staff, tutti gli altri, nessuno percepisce un euro. Quindi è uno sforzo che stiamo facendo. Io vengo da... voi mi dite tutti che sono palermitano. Non sono palermitano, ma sono calabrese. Ma anche se fossi palermitano, ben venga, non è un difetto essere palermitani. Però sentire dire che siamo venuti qua, chissà fare cosa, chissà fare che, dopo un po' di tempo è stato stancante, vi dico la verità. Perché i sacrifici che ho fatto io personalmente, vi posso assicurare che sono stati tanti. Ma come me... tutte le persone che sono all'interno di questa società, che sono estremamente professionali e volontari. Ricordiamoci questa parola. Nessuno del Mazzara percepisce un euro. Siamo tutti dei pazzi che crediamo di portare avanti un progetto che ha bisogno però di alcune altre componenti. Inutile che ormai ci nascondiamo. C'era una trattativa importante con il gruppo Vega, i signori della Russia che erano venuti a vedere la partita. Come potete immaginare, l'ultimo dei problemi adesso di questi signori è pensare al Mazzara, e quindi la trattativa si è interrotta. Abbiamo altre due possibilità di portare e coinvolgere degli sponsor importanti e degli imprenditori importanti, ma purtroppo non è semplice e non sarà semplice. Quello che dico è che questa città, senza Saverio Provenzano, senza nessuno, potrebbe tranquillamente fare la Serie D o la Serie C se solo il pubblico venisse allo stadio. Se solo il pubblico venisse allo stadio di questa città, questa società sarebbe autogestita. E questa è la cosa più bella e importante che vi voglio lasciare, indipendentemente se ci sarò o non ci sarò, perché Mazzara ha un potenziale enorme che siete voi. Quindi veramente vi auguro con tutto il cuore, con o senza di me, di centrare gli obiettivi importanti. Io l'unica cosa che posso dire è che un po' sono stanco, sì, perché sono stati dei mesi veramente difficili, e anche l'episodio di oggi è stato una cosa molto negativa da vedere nel nostro stadio, un episodio veramente veramente brutto che continuo a condannare. Ringrazio tutti, spero di poter a breve festeggiare la salvezza con tutti quanti voi a livello anche matematico, perché la cosa più importante di questa stagione è salvare il Mazzara dal punto di vista sportivo ed economico. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica.